colpo d'occhio, grazie, non per me naturalmente questo applauso, ma per quelli che affrontano la tua vita, a questa edizione di Miss Città Curata, festeggiamo un percorso importante questa sera ventennale di questa manifestazione, per cui lo so che fa caldo, ma scaldatevi, fatevi sentire, un bel applauso per sottolineare questo traguardo importante. Miss Città Curata nasce a Castelfranco Veneto, un'unica serata grande dove c'erano coinvolte auto d'epoca, tantissimi nazionali e laterali. Devo dire che nell'andare del tempo questo evento è cresciuto e per questo motivo innanzitutto vorrei chiedere un applauso, non c'è, ma glielo facciamo arrivare, a Filippo Zavarese che è stato il creatore di questa manifestazione, a lui va il nostro grazie naturalmente per il vostro applauso. Ma dal 2017 c'è stato un passaggio importante perché questo concorso che sta crescendo, dicevo, anno dopo anno è stato preso in cura da un'associazione che decisamente ha fatto un salto di qualità con questa manifestazione. Sto parlando dell'associazione Elegance Eventi, che tra non molto avrò il piacere di presentare anche il trainer di questo nutrito gruppo di ragazzi e ragazze. Adesso però permettetemi, siccome siamo in una location bellissima nel cuore della città di Padova, un ringraziamento particolare lo facciamo al Caffè Pedrocchi che ci ospita questa sera, e parlando del Caffè Pedrocchi io vorrei ricordarvi anche che oltre a questo evento ha un sacco di iniziative nel proprio calendario, e questa estate è decisamente molto molto particolare, tutti quanti la stiamo vivendo, ma stasera ci vogliamo dimenticare per qualche ora tutto quello che gravita attorno a noi. Dicevo, qui ci sono tantissime iniziative, basti pensare ai pranzi veloci di lavoro, agli aperitivi, ai special brunch della domenica, nonché infine le intime riservate cene, con possibilità di riservare in esclusiva le splendide sale, sala bianca, sala rossa, sala verde, il caffè moderno con la nuova pasticceria, logge e plateati con l'esclusiva sala Rossini, e ancora al piano 9 la sala egizia e le terrazze. Ecco, questo è un gioiello che arricchisce ancora di più questa finalissima di Miss Città Murata. E prima di chiamare accanto a me il motore trainante di questa manifestazione, vi chiedo il primo importante applauso per le nostre finaliste. Abbinato ad un altro prestigioso concorso, ma vorrei che a parlare di tutto questo ci fosse quello che ho definito il motore trainante dell'associazione Elegance Eventi. Lei è modella, presentatrice e impostatrice, nonché presidente dell'associazione, Elena Sorato. Eleonora Sorato. Partiamo bene? Partiamo bene. Da quanti anni ci conosciamo? Buonasera a tutti, buonasera a Pulito del Pedrotti, buonasera a Claudio. Claudio, sì, tu non sbagli mai decisamente. È l'emozione, però guarda, belle ragazze.
grazie. Quando la cazzo facciamo iniziare vuol dire che partiamo con il piede giusto. Senti, ho detto il dottoressa, a parte presidente, ti vedo in questa veste com'è questa cosa? In veste di cosa? Di presidente? Di associazione, ecco. Sì, è diventato, io mi sono innamorata, ci ho partecipato, poi sono diventata la balletta, poi la presentatrice e alla fine la presidente. L'organizzatrice. Ho fatto tutta la scalata. E alla fine ho deciso appunto di continuare con questo concorso, perché appunto è un concorso storico, uno dei più storici nel Veneto. Infatti quest'anno compie i 20 anni, appunto, e quindi abbiamo deciso io e il mio staff di stringere una collaborazione col concorso di bellezza più importante al mondo, che è Miss Universo. E quindi la finale di questa sera diventerà anche la finale regionale, quindi la finale per la regione Veneto di Miss Universo. E infatti, dopo aver assegnato le 10 fasce in palio per Miss Città Murata, seguendo la graduatoria assegneremo anche le fasce di Miss Universo. Specifico fin da subito che però potranno accedere a queste 10 fasce di Miss Universo solo le concorrenti maggiorenni, perché appunto questo concorso è aperto solo alle maggiorenni. Le Miss che premieremo qui questa sera, dopo aver programmato appunto la Miss Città Murata, accederanno alle prefinali nazionali che si svolgeranno a Roma il 24-25 ottobre e alla finale che si svolgerà in Sicilia il 31 ottobre, dove verrà eletta la Miss Universo Italia, che l'anno prossimo, Covid permettendo, si confronterà con tutte le altre Miss delle altre nazioni negli Stati Uniti, dove verrà eletta la Miss Universe del mondo, insomma. Chissà che non ci sia quella che vedete nel video, insomma, chissà che non ci sia anche una delle Miss di questa sera. Magari ci sarà l'italiana che vince. Posso dire una cosa, vista la gaffa iniziale, adesso cerco di recuperare anche un po' di punti con Eleonora, perché dicevo indossatrice, presidente, insomma tutte le fa, però lo dico sottovoce, è anche una splendida mamma, quindi lo possiamo ufficialmente sottolineare con il vostro applauso. Quindi io non so veramente come riesca a fare tutto questo. Lo chiedo a quest'uomo che si sta alle spalle, ma poi magari un po'. Stasera non l'ho portata, per una sera, però nella precedente selezione è venuta. Eh sì, sì, era presente. La precedente selezione era venerdì scorso, quindi insomma. Dicevo che da Castelfranco Veneto, dove è partito questo concorso, ho fatto veramente un salto di qualità, sì, soprattutto negli ultimi anni, Eleonora. Tantissime tappe. Sì, abbiamo cercato di dare praticamente a tutte le vincitrici la possibilità di fare parecchi lavori. La novità di questa sera è che la vincitrice sarà praticamente la Miss Città Murata 2020, avrà la possibilità di fare da madrina all'evento Progetto Donna, che ha il patrocinio della Regione Veneto, che avrà luogo all'Hotel Excelsior di Venezia il 5 e 6 settembre durante la Mostra del Cinema di Venezia, dove verrà proiettato il lungometraggio Donne e Donne, che ha come tema principale la discriminazione e la violenza nei confronti delle donne. E quindi magari vedremo, oltre alla Miss Città Murata, che appunto leggeremo questa sera, anche altre delle Miss fasciate a sfilare sul red carpet durante la Mostra del Cinema. Quindi... In bocca al lupo, in bocca al lupo. Senti, leggo il regolamento, tu controllami, perché lo dico per non solo i giurati ma per quelli che ci seguono. Una prima votazione da parte della giuria tecnica, che vedete qui alla mia destra, in abbigliamento casual con le t-shirt Bonanno, ma vi parlerò tra non molto di questo compagno di viaggi, sponsor. Con questa prima votazione le Miss passeranno da 26 a 10, dopodiché una giuria di ospiti speciali che vi presenteremo sceglierà 5 Miss da ripescare dalle 16 escluse. A questo punto le 10 Miss selezionate dalla giuria tecnica e le 5 selezionate dalla giuria speciale verranno rivotate dalla giuria tecnica, che decreterà le 3 Miss, le 5 Miss finaliste, che verranno anch'esse nuovamente votate dalla giuria tecnica unita alla giuria la giuria speciale, e alla fine finalmente voterà di nuovo la giuria tecnica per le 3, e quindi poi decreteremo. Noi ci spostiamo perché è tempo, con il vostro applauso, con il nostro contributo musicale, di congedare, ma momentaneamente, le nostre finaliste. Grazie.
stilista appunto di Loreggiola, gli abiti da cocktail di Bignou di Cittadella e le creazioni della stilista Absa Diop di Treviso. Ringrazio fin da subito gli altri partner della serata, iniziando dal main sponsor Bonanno Immobili, Oana Fitness, Paradise Beachwear, Dario Beauty Identity, Little Princess, il service Techno Sound, la fioreria Madonna Pellegrina per i fiori, i media partner di Magazine My Fashion Box. Ringrazio nuovamente la stilista Absa Diop perché appunto mi ha vestito lei con questo abito e il Dario, del salone Dario Beauty Identity per la concettura. Allora, io vorrei ringraziare subito, dicevo, il main sponsor che è Bonanno Immobili, che ha seguito il concorso in tutte le sue tappe. Il successo di un gruppo si misura dai risultati e le operazioni concluse con successo. E ringrazio anche personalmente il Vince Bonanno, che ha creduto fin da subito, fin dall'anno scorso in noi, perché ha capito che la bellezza è una vetrina importante per tutte le attività. Grazie ancora alla Bonanno per il suo impegno continuo nel sociale che regala emozioni e porta queste ragazze a realizzare i propri sogni, insomma, è importante. Allora, che dici? Cominciamo a conoscerle una volta? Sì. Per la privacy, naturalmente, le chiameremo solo per nome, ma è importante che il numero le contraddistingua per tutta la durata della serata. Allora, invito i giurati a stare attenti perché iniziamo con la prima votazione. Francesco, a te il contributo musicale. We'll be right back.
e ci ricordo che dobbiamo chiedere alla nostra miss. Chiedere cosa fa di bello nella vita, se lo aspettava di vincere. Allora, buonasera a tutti, io sono Erika e non me l'aspettavo di vincere, è stata una emozione bellissima e quest'anno è stato davvero molto bello. Vi ringrazio davvero per tutte le opportunità. E nella vita lavoro nel mondo della moda e faccio musica, quindi canto, suono il pianoforte e scrivo canzoni. Hai capito? Prego. Mi piace la sponda che parte da dietro verso la sala. Canta e scrive canzoni. Questa cosa mi fa venire in mente una domanda, no? Magari, che ne so, una canzone, oppure, che si sta facendo? Sì? Allora, in realtà questa cosa è una gag che abbiamo preparato perché noi siamo felici, sì, di averla in qualità di miss, ma siamo particolarmente contenti anche perché ascolteremo la sua voce. Dal pianoforte al canto il passo è stato quasi naturale. Io volevo invitarvi a girarvi perché c'è stato il momento della proclamazione con Erika che ha anche pianto l'anno scorso perché non se l'aspettava e quindi ha emozionato tutto il pubblico. È stato un momento veramente... Quasi tutte, ma sì, è liberatorio. Allora, io volevo fare due parole con Erika e grazie al concorso di Miss Città Murata hai avuto la possibilità di fare lavori importanti, hai sfilato per lo stilista Fausto Sari, per la pellicceria Mauro Milani, hai fatto numerosi servizi fotografici, hai partecipato al un evento importante, il premio Radicchio d'Oro 2019. In un evento Miss Città Murata hai conosciuto un fotografo di moda molto molto importante che ti ha fatto lavorare tantissimo e sei finita su tutte le riviste, Io Donna, Grazia, Donna Moderna, ce le abbiamo tutte a casa. E allora? No, infatti sono molto contenta e grazie a questo fotografo sono finita in queste riviste, però e grazie a voi sono conosciuta, quindi grazie a voi. Grazie a tutti.
accendiamo anche il suo microfono. Sì, come va? Oriada, 11 anni fa hai vinto, vero Oriada? Cosa fai di bello adesso, mia mamma? La mamma anche che hai vinto con le insegne, quelle. Adesso parlo di cose molto perdonate adesso. Il pallolino, Bello, cosa ti ricordi di quella sera? C'era tantissima gente a Castel Branco. C'era una piazza piena. Bello, non te l'aspettavi? No. Poi cos'hai fatto? Hai fatto una modella? Ho fatto un costruttrice per tanti anni e adesso lavoro e bene, allora noi la facciamo accomunare magari. Ecco. C'è una postazione per te. Perché è il caso di dire anche un buon lavoro perché devono guardare le nostre miss. Presenti allora, la prossima. Lei ha vinto il titolo nel 2011, Emma Dalla Benetta. Diversi e questo veramente mi ha lasciato un bellissimo ricordo. E poi da lì in poi ho iniziato a lavorare di più come modella, fotomodella, lavoro anche come presentatrice, ho lavorato anche in televisione su Rai e Mediaset e devo dire che mi ritengo soddisfatta. Mi piace tutto quello che faccio, altrimenti non lo farei. Non amo recitare, questo sì, non fa per me. Bene, allora grazie alla nostra Emma, prendi posizione anche tu. Nel 2015 cosa è successo? Nel 2015 vinse il titolo di Miss Città Murata Clarissa Capovilla. Nicole Cogo. Oh.
sapeva della finale, quindi si è presa avanti con il lavoro. Nicola, come va? Tutto bene? Sì? Sì. La domanda di rito, cosa ti ricorda quella sera? Non mi dire l'emozione. L'emozione c'era sicuramente, tanto freddo. Tanto freddo. Aveva piovuto, vero? Mezz'ora prima di iniziare. Abbiamo sciolto le sedie con gli altri. Ma dall'emozione di queste prime passerelle a quello che è successo dopo quella sera, cos'è cambiato? Come le vivi adesso, queste esperienze? Allora, con più tranquillità sicuramente, perché ero un po' più giovane, ero molto più agitata e questo poi l'esperienza aiuta, ovviamente. Cosa hai fatto di bello da quella serata? Non per farmi i fatti tuoi, dico artisticamente, è successo qualcosa? Sì, io sono adesso come modella ora. Milano, quindi da lì sono... E se guardi avanti, cosa vedi? Allora, spero che finché il fisico tiene fare questo lavoro e ora sto studiando ingegneria, quindi speriamo poi... Avvocati, ingegneri, ci manca un notaio, dove siamo a posto stasera? Ci serve un ingegnere, perché magari... Sì, per il corretto montaggio di tutto. Va bene. Nicola, stasera il ruolo di giurata l'hai mai investito? Qualche volta. Bene, tanto stasera ci vorrei attuare decisamente. Grazie alla nostra Nicola Coco. E allora? Messi Città Volante 2017. Mi dicono che siamo pronti con i voti. Ah sì? Però prima richiamiamo le nostre miss che sono pronte. E
tanto loro hanno superato per lo stesso. E dici, ne consigliamo che loro hanno fatto un passato. Il secondo brano ci vai ascoltare, Erika? Il secondo brano invece è un
We'll be right back.
passare all'esperienza del passerecchio a vestire Denise è una bella cosa, una bella esperienza. Grazie per questa scelta che hai fatto stasera per il nostro pubblico e auguri per questa bellissima realtà. Grazie, Daniele Rubini.
È più forte di te. È più forte di te. Sì, sono sì. Ritornata anch'io ai miei amori. Però, avete visto la classe? Avete visto la classe? Ringraziamo, ringraziamo, che abbiamo qui sì. Saida. Saida che è qui questa sera per AUSA fare la mia cartellina. Cartellina. E guarda caso che avete capito perché io stasera anziché Leonora ho chiamato Elena? Lei è Elena Solato, vieni qua, prendete l'applauso. Possiamo stare vicine perché siamo congiunte. Molto congiunte. Restate il microfono un attimo, scusate un attimo. Scusate, in casa Solato la E, perché la E? Sono il papà, mi sono sì. Messo un po', insomma... La E veniva bene. Veniva bene anche io. Elena e Leonora. Elena e Leonora, ogni tanto faccio sempre confusione anch'io quando le ho capito. Bene, applauso alla famiglia Solato. Che succede adesso? Vediamo se ci sono tutte le ragazze, un cenno dal mio staff, sì. Perché io ho già la busta. Beata te, hai la busta. Posso fare qualcosa per te? Sì. Se vuoi tirare fuori il foglio nel frattempo io. Vai ringrazio. A fare un saluto di qua. Io ringrazio, ringrazio il nostro sponsor Paradise Beachwear. Stema nasce nel 1987 nella provincia di Rovigo, fin da subito entra nel mercato nazionale ed internazionale come dinamica produttrice di costumi da bagno per uomo, donna e bambino. L'azienda in pochi anni diventa il punto di riferimento per la produzione di beachwear a Artemis Città Murata da parecchie edizioni. Grazie allora a questo compagno di viaggi. Adesso noi richiameremo le Miss che naturalmente vestono il nostro straordinario compagno di viaggi per questo premio speciale. Queste 5 Miss che sono state decretate. Sì, le richiameremo tutte. Tutte avranno il premio Dario Beauty Identity. E allora se abbiamo pronta la sigla, Francesco noi ci spostiamo.
arriva da San Martino di Bufari. Puoi andare pure, grazie. Senti ragazze, non scambiarmi. Ecco. Ricordo perché io questa è la bella della diretta. Quindi... Sì. Dai. E poi passiamo alla concorrente numero 8. Lei è Sara. Arriva da Malo a 21 anni, fall'impiegata. Altra pianista da 9 è Jessica Arles. Thank you.
molto bene, molto bene. Enrico Stevanato, la nostra Miss Cittadura è carica ancora di nuovo. Nostra Erika in base alla canzone cambia l'opera. Dove ci porterà questo look, Erika? Ad ascoltare che cosa? Allora, ora vi farò ascoltare la mia canzone, l'ultima che è uscita, e si chiama Rocca la Pesca. Ci racconti e ci fai una piccola introduzione, giusto? Perché così abbiamo potuto ammirare il video, fantastico, vero? Sentivo, Erika! Grazie!
Miss Mini Magazine. Sì, premia il nostro titolare di Miss Magazine, Renato Trincanato. No, facciamo premiare Elena, giusto, allora, ecco, scusate. Il bello della diretta. Eccola qui, facciamo arrivare la fascia e il premio Mini Magazine. Miss Mi Magazine è la concorrente numero 11, Chiara! Anche il premio per la strada, sono un sacco di premi, bellissimo, bellissimo. Ecco qui, consegniamo la fascia a Dario, il premio è la concorrente numero 8, Sara. Passerella, eccola!
facciamo uno spot per sentire perché dovresti vincere questa sera. Intanto buonasera a tutti e grazie per essere qui. Vorrei portare avanti una missione, far vedere che si può fare un po' tutto, studiare, avere un lavoro, lavorare come modella e diventare anche la persona che si vuole diventare, utilizzando questi momenti per crescere, fare nuove amicizie e prendere anche un po' più di consapevolezza di se stessi. Quindi ringrazio intanto per aver avuto la possibilità di parteciparvi e faccio un bocca al lupo a tutte. Anche a te naturalmente, con la prossima passerella. Passerella, la nostra Sofia. Sostenuto in maniera
maniera importante, diciamo, questa manifestazione, ma non meno gli altri che sono tra l'altro protagonisti della nostra serata, di Polnoir, Baiana Rubini, B.U., Alsadiop, Fitness One, Paradise Beachwear, Little Princess e la fioreria Madonna Pellegrina. Madonna Pellegrina. Lo staff di Dario Beauty Identity che ha curato le acconciature delle miss e della sottoscritta. Ringrazio anche tutti i fotografi presenti, Mirko Metti, Paolo Pulese, Daniele Dalla Vecchia, Dino Giuliani, non mi ricordo. Alberto Pellizzari e per le riprese anche Odino Andrighetto, i Media Partner, Mi Magazine e My Fashion Box. E vogliamo menzionare e ringraziare colei che tra non molto poserà, passerà corona e scettro. Ringraziamo la nostra miss città murata Erika Stranato, nonché cantante, interprete della nostra serata, e naturalmente il grazie che va a tutte indistintamente le partecipanti dell'edizione 2020 di Miss Città Murata. E anche i genitori delle miss che le accompagnano in tutte le serate. E ringrazio anche il DJ Francesco, il service Techno Sound, che è piaciuto il service, perché adesso vi presento il mio staff, perché è uno staff molto affiatato e mi fa piacere che loro lavorano tantissimo dentro le quinte, mi fa piacere farveli vedere davanti. Assolutamente. Io vi presento Elena Surato, l'avete già vista. Giorgia Rigon, Francesco Osto, tutte belle, e Nicola Franco, eccoli, super lavoro, perché sembra facile organizzare ma c'è sempre tanto da curare, tanto da mettere a posto, e non è mai finita, si può sempre sbagliare, si può... E allora, siete riconfermati per l'edizione 2021? Avete vinto il premio. Grazie ragazzi, grazie mille per il lavoro che fate. Non vuole una mamma. Grazie, grazie. Vogliamo ricordare che ci sarà poi un'altra classifica che riguarda... Sì, seguiremo un'altra classifica, perché appunto la classifica delle prime 10 classificate appunto passerà di diritto ai maggiorenni alla, appunto, alla finale di Miss Universe. Senti, ma non mi hai detto chi ti ha vestito stasera? Mi ha vestito AXA, AXA Diop. Ti piace questo outfit? Molto. Infatti quando sei uscita, prima avevo dei dubbi, ho detto è lei o non è lei? È lei o non è lei? Invece è lei. Ho già visto? E allora andiamo a premiare la terza classificata, vediamo se è arrivata Giovanna Giacometti per Bonanno. Rappresenta Bonanno Immobili. Se non è arrivata facciamo premiare da qualcuno del mio staff. Allora, un gioiello. E premiamo Luigi Bonanno. Un gioiello firmato Little Princess, il bouquet della fioreria Madonna Pellegrina, alla terza classificata, puoi raggiungerci Erika. Ecco Erika che arriva col bouquet, mancano anche tutti i premi. Vieni qua con me, fammi arrivare. Facciamo premiare la nostra Erika allora, visto che Erika sa di pure... Non devi ancora accendere. Qualche minuto ce l'hai ancora, non riesci. Terza classificata. Miss Eleganza Bonanno Immobili è la concorrente numero 15, Susanna! Susanna di quante? Prima classificata, vince un gioiello offerto da Little Princess, la Magno di Prosecco, offerta dal Pedrocchi, il premio di Arianna Rubin, il bouquet di fiori offerto dalla fioreria Madonna Pellegrina, e infine la vedremo sfilare il 5 e 6 settembre sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia per la presentazione del lungometraggio Donne
Daniele Cerso del Lido di Venezia, signore e signori, Miss Città Murata 2020 è la concorrente numero 24. 24! Quindi quanti anni sono passati?
dopo 18 anni ritorna. Le bionde piacciono ancora. Sempre proprio sì. E allora, grazie per avermi avuto per una volta accanto a te, è stata una bellissima esperienza, piena di emozioni, devo dire la verità. Grazie. Da Claudio De Stefani. Grazie, buona serata a tutti voi, grazie. Dio Vinci Immacolata, seguiteci sui nostri social.